sono passata 5 anni fa e trovo giusto farlo. Si è conclusa con successo la quinta edizione di I Light Pila, la classica del divertimento e della solidarietà. Sabato 11 febbraio, sulle nevi di Pila, sciatori, snowboardisti, sci-alpinisti, ciaspolatori o più semplicemente a piedi, in tanti, adulti, giovani e bambini, hanno impugnato la fiaccola LED rosa per testimoniare il valore della solidarietà. La bella giornata di sole ha favorito la partecipazione, facendo registrare oltre 1100 iscritti. Una prima stima approssimativa del ricavato di iscrizioni e donazioni si attesta intorno agli 11.000 euro. Questa cifra dovrà essere confermata da un conteggio più accurato. Infatti, l'intera località di Pila è stata impegnata nella promozione dell'evento, sostenendo le iscrizioni, organizzando attività dedicate alla giornata di solidarietà e donando anche direttamente. Come nelle precedenti 4 edizioni, tutto il ricavato viene interamente devoluto alla Susan G. Komen Italia, associazione senza scopo di lucro, basata sul volontariato, che opera nell'ambito della lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale e che è partner storico di Pila nella fiaccolata. Grazie a tutti, grazie a voi e grazie a quanti hanno aderito. Hanno aderito a questa iniziativa sicuramente divertente, piacevole, ma che nel frattempo sostiene comunque le attività della nostra associazione, la Komen Italia, che si occupa di tumori del seno, lotta ai tumori del seno, una malattia che comunque è di rilevanza sociale enorme, 50.000 casi, nuovi casi ogni anno. Quindi con un abbassamento anche dell'età, ma che fortunatamente si può comunque combattere con successo. Grazie a questi fondi raccolti finanzia progetti propri dell'associazione stessa, ma anche quelli di altre associazioni magari più piccole che non potrebbero svolgere dei progetti. Tra queste per esempio l'associazione Viola, che è proprio del territorio, e di Aosta, che ha già portato avanti alcuni progetti grazie ai fondi raccolti da Komen Italia. Qualsiasi altra informazione sui progetti che la Komen svolge la potete trovare sul sito komen.it e sono progetti a sostegno delle donne operate, progetti di prevenzione, di promozione della salute del seno, e educazione e aggiornamento per gli operatori sanitari per esempio che sono coinvolti nel problema. Ormai la quinta edizione di I Light Pila è nata un po' per gioco perché volevamo battere il record della fiaccolata più frequentata, poi c'erano dei problemi di omologazione, abbiamo detto non è un problema, ma quindi l'abbiamo fatto per beneficenza. Ci siamo trovati subito bene con l'associazione Susan G. Komen, la quale ci supporta appunto in questo, e noi supportiamo loro aiutandoli nella raccolta. Noi chiaramente siamo il braccio operativo e ci occupiamo dell'organizzazione. In due parole, la fiaccolata è bella perché piace, perché si parte dai ristoranti in quota, si parte tutti insieme, parte questo fiume di fiaccole rosa a LED, e quindi da ogni punto di ristoro, che sono 8 nella parte alta, ecco che si raggiunge il village che è quello qui di adesso. Si può fare la fiaccolata anche a piedi, quindi c'è un percorso per i pedoni, c'è un percorso per chi va con le ciaspole e addirittura per chi va con lo sci alpinismo. Quindi è chiaro che tutti gli uomini della Pila, il consorzio turistico, il comune di Gressan con la Proloco si adoperano per l'organizzazione affinché venga tutto bene. Colgo l'occasione per ringraziare anche tutti i maestri di sci che in 150, in 170 accompagnano in sicurezza tutti gli sciatori verso valle. Thank you.
una giornata di sport, divertimento e solidarietà. Una grande emozione da rivivere insieme, culminata nella festa finale con lancio di palloncini rosa luminosi che hanno punteggiato il cielo notturno sopra Pila. Il village, allestito nel cuore sciistico di Pila, è stato il centro di aggregazione. Qui musica e vin brûlé, offerti dalla Proloco di Gressan, hanno riscaldato la festa. Appuntamento a tutti per Highlight Pila 2018.